bentrovati a questa nuova puntata dei Nomi della Città. Abbiamo fatto il giro dei quattro ingressi principali della città in antico. Adesso ritorniamo all'inizio, ritorniamo al porto, perché intorno al porto c'erano una serie di vie e di zone in cui le tracce toponomastiche della toponomastica antica sono veramente rivelatrici di una situazione completamente diversa dall'attuale. Queste tracce ci aiutano a capire davvero come era fatta la città in antico e in maniera molto diversa da come è fatta adesso. Allora, immaginiamo di essere nel porto, l'abbiamo già detto, il porto era porto, quindi si chiamava anche così, era facile, diciamo. Se noi volgiamo le spalle al lago, abbiamo il fondale di quella che oggi è Piazza Cavour. Non ci sono molte immagini di questa zona, di questo pezzo di città. Una delle pochissime è pubblicata da una rivista inglese del 1844. È un disegno che sembra molto approssimativo, ma che in realtà dipinge la realtà in maniera piuttosto precisa. Quindi abbiamo la sfilata dei portici, che oggi sono trasformati nel grande edificio di Piazza Cavour, con i pilastri di metallo, ma che c'erano già, evidentemente. Questi portici erano addirittura divisi da un piccolo vicolo, non proprio al centro, un po' verso la sinistra, guardando questo fondale urbano, ma sulla destra, esattamente dove oggi c'è una grande sede bancaria, lì in questa figura si vede un piccolo edificio molto basso, un po' sghembo, un po' squinternato, verrebbe da dire, che è il primo esempio di toponomastica molto interessante. Si chiamava Portico dell'Inferno. Il perché si chiamasse dell'Inferno non l'abbiamo mai scoperto, non l'ho mai scoperto, non credo che lo sappia nessuno. La cosa è ancora più curiosa, perché a un certo punto quella casa, che è una casa con bottega, è una delle tipiche case vicine al porto, quelle dove fervevano le attività commerciali, è proprietà di un signore che si chiama Caronte, di cognome. È divertente questa cosa che il Caronte traghettatore infernale stesse al Portico dell'Inferno. Ma il Portico dell'Inferno non prende il nome del signor Caronte, perché era già prima il Portico dell'Inferno. Possiamo immaginare che il signor Caronte abbia deciso di acquistarlo perché gli suonava bene col suo cognome, sempre ammesso che sapesse della Divina Commedia, ma non sappiamo. Questa zona è piena di microtoponimi, proprio perché è una zona molto complicata. È la zona che mette in relazione il porto con il settore commerciale immediatamente posteriore, quello che poi vedremo in una delle prossime puntate, non so quando. È tutta la grande zona della Cortesella, che oggi non esiste più, ma che era un brulicare di attività. Questa serie di portici, quelli per intenderci del Barchetta, erano chiamati in epoca antica il mercato vecchio. La denominazione si spiega in maniera abbastanza evidente. Ma bisogna sottolineare che questo è uno degli esempi di toponomastica più antichi. E addirittura uno scrittore del Seicento, Roberto Rusca, nel descrivere il suo approdo alla città di Como, ovviamente tramite il porto, descrive questa cosa bellissima che lui vede, che è il mercato vecchio che sta subito vicino al porto. Allora, questo significa che evidentemente quello che noi oggi facciamo fatica a immaginare doveva essere una attrattiva, probabilmente, anche, come dire, turistica, commerciale. Il turismo non c'era, ma intendo dire, dei viaggiatori. Il mercato vecchio è probabilmente il mercato del pane, tanto che questo toponimo è attestato, non solo, ma è attestato anche un altro microtoponimo, che è il Prestino Bianco, all'inizio del Seicento. A noi suona molto come Mulino Bianco, ci fosse stata la pubblicità, probabilmente qualcheduno avrebbe potuto usare. Verso sinistra, cioè, per dirla in maniera un po' più precisa, verso oriente, lo spigolo sudorientale della Piazza del Porto, che è porto fino al 1869, il porto viene colmato
perché non può più funzionare per i nuovi battelli, a partire dal novembre 1869, nell'angolo sudorientale aveva l'inizio di una strada. Una strada che è più o meno sul percorso di quella che oggi è la Grande Via Plinio. Ma in realtà era completamente diversa, perché era una serie di strade piuttosto strette e anche un po' tortuose che collegavano appunto il porto col Duomo. L'apertura di Via Plinio alla metà dell'Ottocento è proprio uno dei primi segni della modernità a Como. Il ragionamento è quello per cui se si arriva dal lago si deve poter vedere il Duomo immediatamente in tutta la sua grandezza e bellezza. In realtà lo si vede molto di striscio. Il Duomo poi ha questa strana conformazione, per cui ha questa facciata molto alta, più alta delle navate, molto sottile. Non è così facile vederlo da quel punto lì, però questa è l'idea. Allora, che cosa c'era al posto di Via Plinio? C'era una contrada che si chiamava la Contrada dei Portici, facile da capire, ma è tutto in continuità con quella zona che ho già descritto prima, una contrada che si chiamava la Contrada delle Piode. Questo elemento toponomastico deve essere spiegato. Le piode sono in questo caso non le piode da tetto, cioè le lastre che servono a coprire i tetti, non sono le piode da feuc, cioè da fuoco, quelle che si usano tuttora per cuocere la brace, ma sono le piode, cioè le lastre che stavano fuori dai negozi e che erano i banchi dei negozi. Allora, le piode sono in prima battuta un'espansione della bottega, ma poi a volte addirittura diventano una seconda bottega. Lo si vede ancora in alcune strade a Venezia. Se si va e si ha nelle orecchie questa idea, si capisce come funziona. C'è la bottega, c'è il portico, poi c'è un altro banco che non è più il banco della bottega, ma è un altro commerciante. Ecco, questo era quello esattamente che succedeva a Como, con le piode di cui si hanno anche proprio i contratti di affitto, la pioda separata dalla bottega. Nella parte finale, verso quella che oggi è Piazza del Duomo, c'era poi un'altra stradina strettissima che oggi è assolutamente scomparsa dalla memoria, sull'area più o meno di quella che fino a qualche anno fa era la banca commerciale, oggi ha cambiato nome, ma tutti a Como, quelli che hanno qualche anno continuano a chiamarla banca commerciale lo stesso, il finale di Via Plinio per intenderci, più o meno quasi davanti alla chiesa di San Giacomo. Lì, fino all'inizio del Novecento, sopravviveva un isolato molto articolato, con molte case diverse, a sbalzo, eccetera, eccetera, che era l'ultimo resto di una piccolissima strada che si chiamava Contrada dei Sanzellari o dei Sangeleri o di Santo Gilè. La più antica denominazione alla fine del 400 è Contrada Sanzellario, che probabilmente erano una famiglia, ma non ne sappiamo nient'altro. Questa strada strettissima, in cui le pareti dei due lati quasi si toccavano, ed era una strada in cui le botteghe valevano tantissimo, nel senso che venivano comprate e affittate a cifre folli per gli anni antichi, lì avevano sedi le botteghe degli orafi e dei profumieri. Era quello che in una città araba di oggi si chiamerebbe il souk dell'oro. Se voi andate a Fes, c'è un pezzo che è il souk dell'oro. Ecco, questo era il souk dell'oro di Como. Ma così come c'era il souk del pane, evidentemente. E il riferimento ai souk arabi sembra un po' gratuito, ma invece è, secondo me, molto pertinente dal punto di vista storico. Questa piccola stradina viene completamente fatta sparire tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. L'ultimo pezzo che cade è appunto quello che viene poi sostituito dalla banca commerciale, ma in queste casupole, tra virgolette, c'erano alcuni elementi estremamente interessanti. La casa a sbalzo che si vede, quindi a sporto progressivo, che si vede sullo sfondo di questa bellissima fotografia dell'inizio del Novecento, sul luogo dove oggi c'è quell'edificio che tutti i comaschi chiamano Mantovani, anche se Mantovani non c'è più da parecchi anni, era una casa molto antica che era di pertinenza del Vescovado,
Lì c'erano dentro anche degli affreschi, alcuni trecenteschi bellissimi che sono spariti quando la casa è stata demolita. Per fortuna sono stati fotografati prima di demolire. Ecco, se voi mettete insieme il Mercato Vecchio, il Mercato del Pane, la Contrada dei Portici, la Contrada delle Piode e la Contrada dei Sanzellari, avete un pezzo di città completamente scomparso e che forse possiamo ricostruire idealmente proprio ragionando sui nomi. Questo è uno dei più belli esempi che vi toccherà, quindi tenetelo per buono, no, ce ne siamo per carità. E con questo vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!